A Firenze, in Via degli Artisti, c'è una realtà artigianale tutta da scoprire, un laboratorio di manufatti realizzati da artisti speciali, è Made in Sipario, cooperativa sociale onlus di tipo B, i cui soci, lavoratori, sono giovani adulti con disabilità intellettiva o in situazione di fragilità, che lavorano fianco a fianco ogni giorno per produrre oggetti acquistabili dal pubblico in quanto belli, utili e non solo solidali. Tovagliette, sottopentola, serviti da caffè e molto molto altro. Made in Sipario nasce nel novembre del 2011 per ragazzi disabili che, usciti dal percorso scolastico per sentirsi più vicini ai propri coetanei e più integrati, avevano bisogno di un vero e proprio lavoro che desse loro pari dignità e che al tempo stesso li aiutasse ad acquisire maggiori competenze e crescere professionalità. Insieme alla maestra d'arte Stefania De Ninno sono state individuate le caratteristiche di ognuno, valorizzando, sviluppando, utilizzando il potenziale creativo e immaginativo, oltre i limiti delle loro capacità cognitive e relazionali. Tutti possono vedere i progressi che fanno i nostri ragazzi. Tengo a precisare che la mission di Made in Sipario è quello di assumere questi ragazzi con disabilità intellettiva. In tutto sono 10 per ora e ne abbiamo già assunti 3. Tovaglietta all'americana, sotto bicchieri, sotto bottiglia, sotto pentola, che funzionano benissimo perché reggono il calore e non si sciupano, vassoi, eccetera, eccetera. E poi è nata la linea della linea stoffa, quindi le shopper per fare la spesa, le coscettine per i soldi e tutte queste cose qui. Nonché quest'anno, come lancio clou, i foulard. Ma allora, questi ovviamente ci sono cose fatte totalmente a mano e cose che poi vengono stampate, perché per avere una produzione, una certa quantità, bisogna anche stampare, ma i disegni sono dei ragazzi. Nel corso degli anni la cooperativa ha avviato una serie di collaborazioni di rilievo con lo street artist Skim Francesco Forconi, con il designer Nilo Gioacchini, con Unicop Firenze, dove lo scorso Natale era possibile acquistare e ammirare le latte di olio nuovo con le etichette disegnate da Made in Sipario. Esperienza nuova e bella, abbiamo lavorato in gruppo, siamo 10 ragazzi, abbiamo sfogliato riviste, libri, per vedere come erano le immagini della campagna toscana e come erano i colori, con l'aiuto anche delle nostre maestre, insomma, che ci seguono. Laboratorio artistico artigianale dove ogni pezzo è unico e ripetibile. Nascono le idee lavorando tutti insieme, soprattutto dando uno spazio per creare nuove collezioni. In genere si fa fine anno, inizio anno, si prepara le collezioni per tutto l'anno e a seconda degli anni si imparano anche tecniche nuove. Quest'anno, per esempio, abbiamo ideato e lavorato sugli acquerelli, hanno imparato la tecnica degli acquerelli e sono nate le tovagliette della botanica, i foulard e tutta la serie delle shopper, pochette, eccetera. Questa è una nostra caratteristica. L'anno prossimo studieremo ancora soggetti nuovi. All'IKEA di Sesto Fiorentino è stato possibile trovare le piastrelle decorate a mano dagli artisti speciali della cooperativa. Altri oggetti sono invece stati protagonisti all'ultima edizione di Artigianato a Palazzo nel Giardino Corsini. Questa tovaglietta l'ho realizzata io, l'ho realizzata ovviamente con pennarelli molto speciali, e questa tovaglietta proprio l'ho realizzata proprio io. Perché il verde? Perché il verde è un colore naturale, anche il rosa, l'arancione, il rosso, il verde acqua, insomma è un colore naturale che rispecchia molto la natura.